Buon pomeriggio dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo alla sede della Proloco di Trivalda, in provincia di Avellino, per la rassegna Proloco in arte, questa volta è il turno di Lucia D'Amore, pittrice irpina, che ci racconterà un po' in sintesi le varie opere presenti qui nella sede della Proloco Trivaldese. Prego. Cominciato all'età di 8 anni, mi è sempre piaciuto colorare, dipingere e alla fine è venuto fuori quello che vedete stasera. E ho realizzato più di un'opera, molte delle quali le ho regalate, e durante quest'anno, nella mia permanenza della sede di Napoli, la permanenza lavorativa, mi hanno invogliato ad esporre ciò che sentivo. Tutto quello che faccio non lo faccio rappresentandolo come copia, bensì solo come un'espressione di pensiero e di immagine elaborata dalla mia mente. Ad ognuno di esso è raffigurato, o come si può dire, eguagliato un mio periodo di vita, di gioia o di sofferenza. Per esempio, questo è un quadro famoso di Daniele. Sì, questo è l'immagine di Pino, vista da me, 2 giorni dopo la sua morte. La sua morte mi ha colpito tanto, anche perché la sua musica mi ha accompagnato nel corso della mia giovinezza. E niente, una sera, come al solito lo faccio la sera, la notte, mi è venuta fuori questa immagine che lo raffigurava. Questa ad esempio è una richiesta specifica di una mia cara amica, che ha voluto qualcosa di bianco e nero da affiggere alla parete della sua sala. Questa è una estate, un campo estivo, somigliante tanto come colori e come forme alle immagini di Van Gogh. Magari diventassi così. Questo per me è il più bello, perché rappresenta la mia ultima gioia immensa, cioè l'applicazione lavorativa di mio figlio. E la gioia nella notte di questo mese mi ha indotto a riprodurre ciò che vedete, una luce immensa che viene da una montagna, dall'acqua. Via. Poi anche spieghiamo un poco il nome d'arte, Lulù, da dove nasce. Il nome d'arte Lulù nasce da un nome. Via. Allora, il nome d'arte Lulù nasce dal ricordo del nomignolo che mi aveva dato una mia cara amica, e quindi per abbreviare ciò che è Lucia D'Amore, che è lungo, Lulù. Qua ci sono altri quadri che rappresentano. Questa è un'esplosione di fiori. Sì. Questa è la battaglia. E queste sono delle alghe fiorite. Questo bellissimo, piaciuto a tanti, fatto ad olio su tela di tulipani. Quest'altro è pensieri estivi nato dalla mancanza di mia figlia. Partì per un viaggio, aveva 14 anni, e quindi tutti questi pensieri aggravigliati durante l'estate. Qua un po' di mare, allora? Sì, questa si chiama acqua sentiera, un'acqua pura venuta dai monti. E queste sono delle giovani rose. Questo è il tempio. Il tempio sul lago, questo sempre fatto in acrilico, a spatola, una nuova tecnica, e questa è una scogliera.
E allora ricordiamo, per qualsiasi evenienza, i contatti di Luce d'Amore su Facebook. Su Facebook, l'email è lucia.di60@hotmail.it ed il cellulare per chi volesse raggiungermi è 334-275-4383. Allora ringraziamo Lucia D'Amore per il suo contributo, la Provo di Tripalda per aver contribuito a questa esposizione di Provo in Arte e buon pomeriggio dal gruppo di artisti e figli.